Ciao, oggi presento la ricetta della colomba a doppio impasto. Per il primo impasto, farina manitoba, acqua tiepida a 25-30 gradi e lievito fresco. Come prima cosa sciolgo il lievito nell'acqua tiepida. Poi con la farina faccio la classica fontana. E infine incorporo il lievito sciolto nell'acqua. Mi aiuto con una spatola. E impasto il tutto fino a ottenere questa consistenza. Gli do la forma di una pallina. Poi la inserisco in una ciotola coperta con della pellicola trasparente e la lascerò lievitare ad una temperatura di 25-30 gradi lontana da correnti d'aria fino a raddoppiare di volume. Poi preparo il secondo impasto con il primo impasto, tuorli d'uovo, acqua tiepida a 28 gradi, farina manitoba, burro che poi monterò leggermente e zucchero semolato. Come prima cosa metto il primo impasto nella planetaria, la farina manitoba e lo zucchero e poco alla volta aggiungo i tuorli. Poi sempre poco alla volta l'acqua. Trascorsi 15 minuti l'impasto comincia a staccare dai bordi ed è diventato liscio ed elastico. Quindi sempre alla velocità più bassa andrò ad aggiungere poco alla volta il burro, che con una frusta ho leggermente ammorbidito. Dopo aver incorporato tutto il burro e trascorsi altri 15 minuti, l'impasto comincia a staccare dalle pareti, quindi è pronto. Aiutandomi con la farina, lavoro un po' l'impasto. Andando a formare la classica pallina. La rimetto nel contenitore, coperta con della pellicola trasparente e la lascerò lievitare ad una temperatura di 25-30 gradi lontano da correnti d'aria fino a raddoppiare di volume. Una volta raddoppiata preparo il terzo impasto con farina, zucchero semolato, tuorli d'uovo, acqua, canditi, burro che poi monterò, un pizzico di sale, vanillina oppure i semi di una bacca di vaniglia. Quindi al primo impasto aggiungo la farina manitoba, lo zucchero, la vanillina e un pizzico di sale. E alla velocità più bassa, poco alla volta, incorporo prima i tuorli e poi l'acqua. Trascorsi 15 minuti l'impasto comincia a staccare dai bordi, quindi incorporo poco alla volta il burro che ho leggermente montato con una frusta. Incorporato tutto il burro, quando l'impasto comincia a staccare dai bordi, aggiungo i canditi.
e dopo un minuto l'impasto è pronto. Lo lavoro un po' aiutandomi con della farina. Poi copro l'impasto con un panno e lo lascerò riposare 30 minuti in questo modo. Trascorsi i 30 minuti, divido la pasta in due parti. Poi prendo uno stampo per colomba e con le mani unte e col burro fuso lavoro la pasta in questo modo. Faccio un cilindro in forma di U. Col burro fuso e il pennello ungo la superficie della colomba per evitare che si formi la pellicina in superficie. La copro con un panno e la lascio lievitare ad una temperatura di 25-30 gradi, lontana da correnti d'aria, fino a quando l'impasto raggiungerà il bordo dello stampo. Come si vede ancora l'impasto non è lievitato fino al bordo, comunque crescerà un po' anche durante la cottura. Prima di infornarla la coprirò con un piccolo strato di ghiaccio per colombe che ho ammorbidito con dell'albume d'uovo. Poi delle mandorle, un po' di granella di zucchero, e infine dello zucchero a velo. E la colomba è pronta per essere cotta. La cuocerò in forno statico a 180 gradi per 40-45 minuti circa. Perfetto, la colomba è cotta. Grazie e alla prossima ricetta, ciao!